Ciao a tutti, oggi siamo ad Arese e siamo qui per provare la nuova Smart Hashtag 3. La proveremo sia in strada che in pista. L'Hashtag 3 è il secondo modello della nuova era di Smart, quella caratterizzata dalla partnership tra Daimler e il gruppo Geely. Proprio su piattaforma Geely nasce questa Hashtag 3, piattaforma condivisa con altri modelli del gruppo e anche con la Hashtag 1. Rispetto alla sorella minore però questa Smart è più lunga di una quindicina di centimetri, arriva infatti a 4,40 m. Anche il design cambia, non tanto nella parte anteriore quanto nel posteriore, che vediamo è più filante, soprattutto nella parte finale del tettuccio, e poi c'è anche questo accenno di terzo volume. È molto interessante come questa Hashtag 3 sia riuscita a conciliare un aspetto giocoso molto smart e al tempo stesso risultare atletica, non muscolosa diciamo, ma comunque atletica. Belli fari a goccia con un taglio sottile, con questa linea di collegamento tra i gruppi ottici sia all'anteriore che al posteriore. Le ruote sono da 19 pollici per tutti gli allestimenti tranne che per quello Brabus, dove i cerchi arrivano a 20 pollici. Diamo uno sguardo al bagagliaio, bello, si apre con il pulsante nascosto all'interno della A di Smart. Il bagagliaio è abbastanza spazioso, 370 litri, quindi in linea con le dimensioni del veicolo. La cappelliera può essere ripiegata, vediamo che qui c'è un doppio volume, qui sotto c'è altro spazio, peccato sia su due piani. Qui il cavo di ricarica, ma il cavo di ricarica può essere messo anche, riposto anche all'interno di un vano dedicato da 15 litri all'interno del cofano. Sul lato destro troviamo la ricarica 12 volt, su quello sinistro una luce. Il sedile è frazionabile 60 e 40, e c'è anche uno sportellino passante per i carichi più ingombranti. Apriamo il capitolo ricarica e batterie. Allora, la Hashtag 3 monta due tipi di batterie. La Pro ha un pacco litio ferro fosfati da 49 kWh che si ricarica a 7,4 kW oppure in corrente continua a 130 kW. In tutte le altre versioni invece troviamo una batteria nickel cobalto manganese da 66 kWh che in ricarica raggiunge i 22 kW, kW che diventano 150 in corrente continua. Allora, i tempi di ricarica sono intorno alle 6 ore per la Pro, mentre invece circa 3 ore per le altre versioni. In corrente continua invece entrambe le batterie hanno gli stessi tempi di ricarica, parliamo di mezz'ora per passare da 10% a 80% di carica. L'autonomia dichiarata per la Pro è di 330 km, per tutte le altre versioni è di circa 420, per la versione Premium invece sono dichiarati 455 km di autonomia. Passiamo agli interni. Allora, quello che si nota subito è un design molto minimalista, molto moderno, molto in stile smart. Le coppelle qui e le plastiche danno una sensazione di buona qualità. I sedili sono avvolgenti ma non troppo, belli questi bottoncini con il logo. L'elemento dominante degli interni però è questo grande cruscotto a T. A me piace molto la parte qui frontale, mi convince meno invece questo tunnel centrale, anche se è in grado di ospitare veramente tanti oggetti. Abbiamo due portabottiglie qui, uno sportellino tra l'altro chiudibile dove possiamo mettere a caricare il nostro smartphone, e due prese di ricarica USB-C. Qui invece, qui dietro, un pozzetto molto più ampio che è addirittura condizionato. Qui in posizione centrale troviamo il grande display da 12,8 pollici da cui si controlla un po' tutto: infotainment, telecamere, gestione di tutti i parametri dell'auto e ovviamente anche la navigazione.
Lato guida abbiamo anche un secondo display 9 pollici più piccolo per mostrare tutta la strumentazione di guida. Nei modelli top di gamma poi c'è anche l'head-up display. La sensazione generale è di grande ampiezza anche grazie a questo enorme tettuccio. Non c'è una tendina perché Smart ha studiato un sistema di riflessione sia dei raggi solari dall'esterno verso l'interno che del calore dall'interno verso l'esterno. Siamo in marcia, abbiamo già fatto qualche chilometro, le sensazioni di guida sono ottime, partiamo dall'insonorizzazione, si sente un po' il rotolamento, mentre invece non ci sono frusci aerodinamici se non a velocità un po' sostenute sopra i 90-100 km orari. È molto rilassante guidare questa Smart Hashtag 3, l'abbiamo già un po' provata su un tratto autostradale, adesso siamo nel traffico urbano e l'abbiamo fatto qualche chilometro anche in un percorso su strade provinciali. Ottimo il comfort anche da un punto di vista dinamico, perché abbiamo un comparto sospensioni veramente ben tarato, non cedono in curva però assorbono bene quelle che sono le imperfezioni del manto stradale. Smart ha lavorato tanto nel passaggio tra la Hashtag 1 e la Hashtag 3 proprio sugli ammortizzatori, l'ha fatto per irrobustirli, diciamo così, ma senza che si avesse la percezione di una guida troppo secca. Mi piace poi anche lo sterzo perché è abbastanza progressivo, è morbido quanto basta alle basse velocità ma mai troppo leggero con il crescere appunto dei chilometri orari. Parliamo anche un po' del motore di questa Smart, che è la vera chicca della Hashtag 3, un motore da 272 cavalli con una coppia di 343 Nm, per passare da 0 a 100 solo 5,8 secondi. La versione Brabus invece di cavalli ne ha 428 con una coppia di 543 Nm, merito di un secondo motore collocato nella parte anteriore e che fa scendere il tempo da 0 a 100 a soli 3,7 secondi. Due parole per concludere: Geely e Daimler hanno lavorato davvero bene su questa Hashtag 3, il risultato è infatti un'auto curata sotto tutti gli aspetti, ha un design originale, riconoscibile, si guida molto bene e il comfort sia acustico che proprio dinamico è davvero ottimo. Parliamo infine di prezzi, perché allora la versione Pro costa 38.500 euro, è la entry level ovviamente, servono 5.000 euro in più per la Pro Plus, che però ha già la batteria più performante, la Premium invece costa 46.500 euro. Per la Brabus servono invece più di 51.000 euro. Questa è la Smart Hashtag 3, continuate a leggerci su Elettrico, seguiteci sui canali social e se avete delle domande lasciatemele qui sotto nei commenti. Ciao a tutti!